Allora, prima di passare alla dottoressa, ultima cosa. È importante il sonno nello sviluppo del bambino. E poi quei bimbi che sin da piccoli neonati, è arrivato un messaggio, dopo lo leggo, non dormono di notte, non dormono, non dormono, non dormono e fanno impazzire i loro genitori. Cosa ci sta dietro? Cosa potrebbe succedere non avendo i normali ritmi di sonno, normali ore? Quali sono? Sono d'accordo con quello che dite, aggiungo però che alla fine ogni cosa può essere giusta o sbagliata in base alla quantità e al metodo che la si utilizza. Passare ore a guardare cartoni è sbagliato, ma è impensabile pure che il bimbo vive in una locus amenus, estraniato dal mondo. Ogni cosa va presa nella giusta dimensione. Ebbene, poi rispondiamo. Esatto, questo, che è quello che diceva, che le dicevo prima, che Certo. viene ribadito. Allora, questo dopo rispondiamo, intanto mi dica il discorso Ecco, allora, il del... sonno è una cosa molto semplice che è stata scoperta però non più di 2 o 3 anni fa negli Stati Uniti da parte del direttore della clinica del Dipartimento di Neurochirurgia dell'Università di Rochester a New York, che è la dottoressa Maiken Nedergaard. Recentissimo, È quindi stiamo parlando recentissimo. veramente di una cosa... Cosa ha scoperto? Ha scoperto che esistono piccoli tubicini che si aprono durante il sonno all'interno del cervello, che se andiamo a misurare sono lunghi più o meno per ogni cervello come la rete fognaria di New York, quindi una quantità inimmaginabile. Questi rimangono aperti per un certo numero di ore. Finché rimangono aperti, buttano fuori tutte le scorie, tutta la parte, diciamo, tossica che si è accumulata durante lo stato di veglia. E quindi un cervello che dorme le giuste ore, tiene aperti i tubicini le giuste ore, e questa opera di pulizia, che si chiama cleaning in inglese, proprio di pulizia, se avviene per il numero giusto di ore, che nei bambini non può essere inferiore alle 10-11 ore, fino a 7, 8, 10, 11 anni, il bambino, se questo avviene, si sveglia la mattina bello, fresco, concentrato, equilibrato, disponibile al confronto, eccetera. Se noi non lasciamo aperte le giuste ore, è come noi lavassimo i piatti nel secchiaio e invece di vuotare completamente l'acqua sporca ne lasciassimo 5 centimetri e il giorno dopo riempiamo di nuovo e laviamo gli altri piatti con l'acqua che non è completamente pulita. Più questa operazione va avanti, più il piatto resterà sporco. Chiarissimo. Nell'adulto è la stessa cosa? Quindi Nell'adulto è la stessa cosa. un 8 numero di ore che però diventa meno. ore circa per l'adulto. 8 ore, quindi ci devono 7-8 ore, essere, e quelle quindi ci devono c'è essere poco da fare. in linea di massima. Poi ci sono le eccezioni, ma non siamo qui a parlare di eccezioni. Assolutamente. Detto questo, bene, rispondiamo al messaggio, poi passo alla dottoressa la patata bollente, perché anche qui adesso entriamo anche nello specifico di un progetto concreto. Rispondendo al messaggio, professore. Allora, il messaggio, la parte più importante della risposta sarà data dalla dottoressa. Quello che le dicevo prima e che ripeto adesso, le cose che noi diciamo non sono nostri punti di vista. Il punto di vista di chi ha scritto il messaggio è assolutamente rispettabile, per alcune parti condivisibile, cioè non bisogna mai esagerare, ma le ore, la quantità di presenza di fronte alla televisione, ai tablet, eccetera, eccetera, che noi abbiamo studiato e osservato quelle che non producono danni e quelle che producono danni, questi dati che fra poco vi saranno presentati non sono un punto di vista nostra, ma sono frutto di un complesso, lungo, faticoso e molto articolato lavoro, di cui adesso la dottoressa, parlando del progetto Buonanotte, vi spiegherà. Perfetto, allora entriamo adesso. Quindi, vogliate sentirlo? No, non è un punto di vista quello che sta dicendo il professore, adesso la dottoressa. Sono dati reali, scientificamente provati. Quindi, uno fa la scelta che vuole, però questo è il dato di fatto. È più facile mettere i propri figli davanti a TV, cartone e iPad, così noi adulti possiamo continuare ad avere la vita spensierata che avevamo. Certa gente si sveglia tardi, si accorge tardi di essere un genitore e non un amico. Posso aggiungere che si sveglia tardi e paga un prezzo molto Molto elevato alto, di questa infatti. disattenzione, Esatto, poi stiamo dicendo che è quello l'ineluttabile. che stiamo osservando in un numero sempre più grande di bambini. Non c'è poi rimedio, quindi questo è un problema, dato di fatto. No, no, perché siccome sono ricerche recentissime, magari chi ci ascolta non ha compreso bene che stiamo parlando di cose scientifiche, di ricerche che sono emerse proprio qui da noi in Italia, grazie ai vostri studi di equip, Certo. per carità, però hanno un fondamento scientifico anche in altri paesi, sono recepite, insomma, sono Certo. adottate, quindi sono dei nuovi protocolli, possiamo dire, che si stanno costituendo. Dottoressa,
anche quindi l'aspetto di apprendimento, tutte queste alterazioni e il progetto. Vediamo passare la parola. Dunque, sono due aspetti diversi, nel senso che prima, durante la pausa, parlavamo un po' di tutto quello che è il processo di apprendimento del bambino, che inevitabilmente passa per quello che è proprio la costituzione della formazione del nostro cervello, passa attraverso un'esperienza sensoriale. Quindi, che non è prescindibile, un'esperienza sensoriale che è fatta di motorio, cioè quindi del tatto, delle mani, dell'utilizzo della manualità, che è fatta di visione, non solo visione bidimensionale che invece è prodotta dal tablet, ma visione visuospaziale, di cui il bambino può fare solo esperienza nel momento in cui si muove in uno spazio reale e non in quello bidimensionale del tablet. Oppure, che poi è la cosa più importante, l'aspetto relazionale che riguarda l'apprendimento, cioè quello che i genitori insegnano ai bambini. Il linguaggio nel bambino si può apprendere solo attraverso una relazione a due, non attraverso la visione dei cartoni animati, per esempio. Assolutamente, che poi anche lì entriamo nell'aspetto contenutistico. Apriamo una grandissima parentesi. Entrando più nello specifico del progetto, il progetto si chiama un progetto Buonanotte ed è un progetto che è stato portato avanti in collaborazione con la FIMP e con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, e è stato uno studio molto grande che è durato un anno e ha coinvolto 170 pediatri di 11 regioni di tutta Italia. Abbiamo coinvolto nello studio circa 4.000 famiglie. In realtà i dati utilizzabili si riducono a 3.000, ma per questioni puramente statistiche, certo. Però sono un numero molto grande e certamente rappresentativo di tutta quella che è la realtà nazionale. Qual è lo scopo di questo progetto? Lo scopo era quello di andare a indagare quelle che sono le abitudini del sonno nei bambini in età fra 1 e 5 anni. Queste poi sono state correlate con le abitudini quotidiane dei bambini, quindi abbiamo dato un grosso spazio a quello che è l'utilizzo dei device tecnologici, quindi smartphone e tablet, ma anche la televisione, i videogiochi, la lettura, il giocare all'aperto, insomma tutto quello che riguarda l'aspetto comportamentale del bambino. E in ultimo abbiamo inserito una parte che riguarda le problematiche che possono essere di tipo invece più comportamentale. Prima lei citava l'aspetto dei bambini con iperattività. Sono tanto frequenti, esattamente. E questo è proprio uno degli aspetti comportamentali che siamo andati a indagare all'interno del nostro questionario. Intanto è il primo studio italiano che riguarda una fetta così grande di bambini in un'età così, così precoce. Quindi già questo è di notevole interesse. Cosa ne è emerso da questi risultati? Allora, intanto ne è emerso da un punto di vista del sonno che noi abbiamo circa un 10% dei bambini che dorme troppo poco. Ma troppo poco vuol dire che, per quelle che sono le indicazioni del National Sleep Foundation, dorme meno di quelle che sono le 10 ore minimo che dovrebbe dormire. E questi bambini, che sono circa il 10% del nostro... Sono circa il 10% del campione, ha poi una correlazione diretta con tutti quelli che sono gli aspetti poi di disturbi comportamentali. Quando parlo di disturbi comportamentali sto parlando di prime avvisaglie, cioè in questa fase i bambini sono talmente piccoli che non si può già parlare di patologia, però certamente rispetto a quelli che sono i loro coetanei che dormono il corretto numero di ore, hanno dei comportamenti che sono più adeguati. Se all'assenza di sonno andiamo a sommare quello che è l'utilizzo dei device tecnologici, il quadro si complica ulteriormente e si complica di molto.
nel senso che aumentano proprio le problematicità da un punto di vista comportamentale. Ma perché l'utilizzo magari del tablet prima di dormire, magari vedere la favola al tablet, poi una volta chiuso il tablet può alterare il ritmo di sonno-veglia? Allora, bello l'esempio che ha fatto della favola, perché in realtà c'è una grossa differenza tra il leggere la favola e guardare la favola. Che sembra la stessa cosa, ma non lo è assolutamente. Perché nel guardare la favola, il bambino fa sempre un'esperienza che è bidimensionale, oltre al fatto che poi non comunque ci mette la fantasia poi. Esatto. Poi il tablet ha questo aspetto di illuminazione che comunque inevitabilmente disturba il sonno, già come oggetto tecnologico in sé. Quindi questa è la prima differenza che è molto, come dire, è molto fisica. Una luce che disturba l'occhio e disturba il sonno, per cui prolunga i tempi di addormentamento. Abbiamo circa il 15% dei bambini che ci mette più di un'ora ad addormentarsi. Un bambino che ha bisogno di un'ora per addormentarsi perché arriva talmente carico, talmente sovraeccitato, talmente pieno di stimoli che ha bisogno di un'ora di tempo per potersi calmare e rientrare in quelli che sono i parametri che possono poi accompagnarlo all'addormentamento, al sonno. La favola letta ha tutto un altro significato. Uno, perché viene letta dal genitore, che quindi con la sua intonazione di voce accompagna proprio il sonno del bambino, insomma. Come la ninna nanna. La ninna nanna è il primo strumento che aiuta la formazione delle onde che accompagnano il bambino all'interno del sonno. Il genitore così fa sentire una presenza al bambino che è lì. Cosa questo è fondamentale. Mi interrompo solo un secondo, inserendomi nel messaggio, chiedendo al professore. 10-11 ore chiedeva il telespettatore o la telespettatrice, complessive oppure prolunga, continuate? È una domanda alla quale non avevamo risposto fino a quando non abbiamo elaborato alcuni dati del progetto Buonanotte. Oggi possiamo dire che le ore del sonnellino rientrano, si aggiungono alle altre e quindi possono completare un'eventuale carenza di sonno e normalizzare il quadro attraverso il quindi il bambino che si sveglia magari, e succede tantissime volte, 3 volte durante la notte, 4 volte, tormentando la vita anche dei genitori, e dopo viene portato nel lettone, addirittura ormai dormono tutti nel lettone dei genitori per comodità, eccetera. Però, se però, nonostante tutte le pause, arriva alle sue 10-11 ore, ci siamo. Sì. Esatto. Magari i genitori sono morti, però il bambino potrebbe salvarsi. È sopravvissuto. È sopravvissuto, no? Perché succedono cose ormai. Prego, dottoressa. Tra l'altro questa cosa del lettone è un dato piuttosto interessante che è emerso. È un dato diffusissimo, si arriva a delle età incredibili che ormai elementari quasi verso la conclusione, bambini che continuano a permanere nel letto degli adulti. Noi abbiamo adulti. Qualche bambino di 18-20 anni che dorme ancora con la mamma. Addirittura. Sì. Ma questo scientificamente non c'è nessuno studio che provochi delle conseguenze sulla, diciamo, stabilità anche affettiva dell'adulto oppure no? Perché tanti genitori prendono come un po' il messaggio di prima, purché stia buono, dai, facciamo anche questo. In realtà quello che noi abbiamo, perché è una delle domande su cui siamo andati a indagare, in realtà... Ed è una dipendenza, professore, no. Una dipendenza dal lettone. La dipendenza non è una brutta parola, la dipendenza se diventa patologia esprime un concetto negativo, ma noi dipendiamo 2 volte 3 al giorno dal cibo che mangiamo, dall'acqua che beviamo, eccetera. La dipendenza dipendiamo da legami di amicizia, di affetto, eccetera, quindi la dipendenza sì, certo. Di per sé non è che... Bisogna vedere come viene. Esatto. Perfetto, dottoressa, scusi. No, a proposito del dormire del lettone, e qui c'è tutto un filone che favorisce quello che è il co-sleeping dei bambini insieme ai genitori, proprio perché questo rafforzerebbe la relazione. In realtà questo è un dato che per noi è emerso ed è un po' controtendenza rispetto almeno a una parte della letteratura e sembra che in realtà dormano peggio i bambini che dormono nel lettone.
Quindi non riescono ad avere un sonno profondo. Non riescono ad avere un sonno più prolungato. Poi anche qui ci sono stati lunghi confronti con i colleghi pediatri, perché poi viene fuori che molti bambini dormono nel lettone, magari i genitori continuano a guardare la televisione fino alle 11, a mezzanotte, per cui i bambini sì, sono nel lettone, dormono, ma hanno uno stimolo uditivo sotto che in qualche modo infastidisce, quindi questo è un dato che andrebbe un po' studiato un po' meglio. Va bene, ecco qui, non parlatemi del lettone, ho discusso per mesi con mia moglie, siamo arrivati ad accettare il lettone, ma dalle 7 di mattina, ma divento una furia solo parlarne. E infatti perché è un po' poi, una questione. Perché poi in questa cosa del co-sleeping sembra che debba essere universalmente accettato. Solo che molte volte sono soprattutto i padri che lo subiscono e con le conseguenze che non dormono bene loro, insomma, tutto so. Però sembra che anche i bambini non dormano profondamente, quindi questo può essere una conseguenza grave. E terminiamo il racconto di questo progetto, che è anche molto importante. Stiamo raccontando del discorso dell'importanza del sonno, un sonno che sia profondo e rilassante, c'è la pubblicità, quindi ne parliamo ancora dopo. E un'altra cosa è l'aspetto delle dipendenze. Se questa sorta di fragilità che si viene a creare in tenerissima età un domani può avere delle ripercussioni nell'età adulta, perché poi assolutamente fondamentale, sì, se vuole glielo ne parlo dopo. Facciamo così, ne parliamo dopo la pubblicità, che abbiamo più tempo, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi. Ci manda a casa prima di sera.